Oggi voglio raccontarvi della mia vacanza al mare in un paesino della Calabria. Sono partito insieme ad Anna Clara. Abbiamo preso il treno la mattina presto, quando il sole ancora non era sorto in cielo. Percorso tutta la costa calabra, siamo arrivati alla stazione di Tropea, dopo circa 4 ore di viaggio e dopo aver fatto uno scalo alla Lamezia Terme. Da Tropea ci siamo poi diretti a Parghelia, che dista un paio di chilometri da Tropea. A Parghelia siamo stati ospitati nel residence Mare Blu di Gianni, una persona molto disponibile e sempre allegra. L'appartamento aveva tutti i comfort e la parte sicuramente più bella era il terrazzino, dove abbiamo preparato tutte le nostre colazioni, avvolti dai primi raggi di sole mattutini. Finita la prima colazione, ci dirigevamo verso la spiaggia. Bisognava percorrere ogni giorno una lunga discesa, che al ritorno diventava una dura salita, ma questo poco importava, perché la fatica era ricompensata da un panorama mozzafiato, e alla fine vi era sempre il mare ad aspettarci, con i suoi rumori e con la freschezza che riusciva a dare quando ci facevamo un tuffo, dopo che il sole cominciava a scottare troppo. La spiaggia era bellissima, la sabbia marroncina, gli scogli su cui salire e da cui tuffarsi, ed il rumore delle onde ci hanno regalato tutto il relax che avevamo bisogno. A ora di pranzo solitamente mangiavamo in spiaggia, ma qualche volta ci siamo regalati un pasto un poco più comodo. Anna Clara cucinava e a me toccava lavare i piatti. Dopo un piatto di pasta e dopo aver fatto un bel riposino sul letto, tornavamo in spiaggia per goderci il calore del sole pomeridiano fino al tramonto. Arrivati a sera, dopo aver fatto una doccia rigenerante, si usciva nel cortile del residence, in cui spesso Gianni, il proprietario, organizzava cene con tutti gli ospiti per fargli assaporare la sua pizza squisita cotta nel forno a legna. Dopo la cena si poteva andare a prendere un gelato nel centro del paese, che seppur piccolo riusciva comunque ad offrire ogni sera un evento diverso.